detonatori che spargono nell'aria dei famosi polveri sottili. Nessuna evidenza di aumento di tumori nelle popolazioni circostanti i termovalorizzatori. Sono stati condotti 10 studi epidemiologici e tutti confermano che gli inceneritori fanno male. Zero. Lunedì 5 dicembre alle 20:30 al Cinema Modernissimo sarà proiettato in anteprima il film documentario di Marco Carlucci Sporchi da morire, un viaggio nel mondo delle polveri sottili e delle nanoparticelle che vuole far riflettere sul tema degli inceneritori e dei possibili rischi per la salute legati alla crisi rifiuti. Il film nasce infatti da alcune domande sulla reale pericolosità di questi impianti, considerando anche le esperienze alternative sperimentate in altri paesi. E in 84 minuti alterna video presenti in rete con reportage realizzati in varie parti del mondo. In giro per l'Italia, alla ricerca di risposte, c'è Carlo Martigli, che ha incontrato personaggi grotteschi, assessori, sindaci e tanti altri politici che investono nella costruzione degli inceneritori e li propongono come soluzione miracolosa ad ogni problema. Ma nel suo viaggio Carlo ritrova anche altre verità raccontate dal professor Stefano Montanari, scopritore delle nanoparticelle, che assieme alla moglie Antonetta Gatti si batte da anni contro gli inceneritori in difesa dell'ambiente. La proiezione sarà preceduta da una breve conferenza di presentazione con il vice sindaco di Napoli Tommaso Sodano ed il fautore della teoria rifiuti zero, il professor Paul Connet. Noi siamo molto contenti di essere riusciti a far togliere dall'agenda politica del governo un inceneritore a Napoli. Molti altri paesi che hanno cominciato molto prima di noi con gli inceneritori oggi ci stanno rinunciando, stanno promuovendo metodologie alternative, e ci sembra assurdo che l'Italia, tutta l'Italia pensi di costruire decine e decine di inceneritori in tutto il paese. Insomma, pensiamo che è il momento di guardare già al futuro, alle metodologie alternative che vanno da una raccolta differenziata molto spinta al riuso e al riciclo dei materiali, recuperare le materie piuttosto che bruciare materia. Questo, diciamo, è lo spirito con cui noi ci muoviamo.